Grazie per essere venuta. Vi meritate l'uno con l'altro. Dio vi benedica. Per favore, vieni a sederti. Riempi il tuo cuore di nuove speranze. Possa Dio benedire te e la tua famiglia. Guarda, chi sta arrivando? Gesù! Guarda, Gesù sta arrivando! Maestro, benvenuto. Siamo benedetti perché tu sei qui. È la nostra grande fortuna. Benvenuto, maestro, benvenuto. Benvenuto, maestro, benvenuto. Per favore, prendine un po'. Portate dell'altro vino. Sì, signore, ora lo porterò. Non abbiamo vino. Non abbiamo vino. Cosa fare adesso? Dove possiamo ottenere abbastanza vino in questo momento? Oh mio Dio, è terribile! Tutti sapranno che non abbiamo abbastanza vino. Siamo senza vino!
Non hanno più vino. Donna, sei preoccupata per te e per me. Non è ancora giunta la mia ora. Cosa dobbiamo fare? Fate quello che vi dirà. Riempite d'acqua le giare. Ora attingete e portatene al maestro di tavola. Tutti all'inizio servono il vino buono e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato per noi solo il vino buono. Che meraviglia! L'acqua è mutata in vino. Che meraviglia! Un miracolo! Grazie Maria per il tuo supporto. Tu sei stata di grande aiuto. Gesù ha fatto questo perché tu glielo hai chiesto. Ci hai aiutato. Siamo grati a te. In verità, tu sei il nostro Signore e il nostro Dio. Vino di buona qualità. Nicodemo, sei un insegnante. Puoi per favore spiegare come può essere successo? Come può l'acqua diventare improvvisamente vino? Un vino di una qualità straordinaria. Chi è questo Gesù? Nessuno può fare quello che egli fa se Dio non è con lui. Questo è un evento soprannaturale. Passerà alla storia. Esatto, un cambiamento totale dell'acqua in un altro elemento. Come può essere possibile? Solo Dio può cambiare la natura delle cose, perché Dio è il creatore. Noi tutti crediamo in te. Tu sei il Messia.
Grazie, Nicodemo. È incredibile. Solitamente Dio crea le cose dal nulla. Questo potrebbe essere un segno. Il piano del Signore, che prometteva di risanare e rinnovare l'umanità, per creare infatti una nuova umanità senza il peccato. Si può anche chiamare trasformazione, divinizzazione, persino transustanziazione. È così che egli crea un cuore nuovo, come Davide aveva pregato. È anche ciò che è scritto in Ezechiele. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore vero. Esattamente. Questo è possibile solo attraverso la transustanziazione. Credo che Gesù sia la risposta. Proverò a discuterne con lui per saperne di più. Mio Signore e mio Dio. Il Creatore, da principio, creò il maschio e la femmina. Così l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola, affinché non saranno più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi. Gesù iniziò a compiere i suoi miracoli a Cana di Galilea, manifestando la sua gloria. E i suoi discepoli credettero in lui.